Ganache e Robocubo, Robocubo e Ganache. Per realizzare una ganache sono due ingredienti: liquidi, che possono essere del latte, della panna, dell'acqua, degli infusi o altri ingredienti, e del cioccolato bianco, latte fondente. Il metodo, in questo caso col sistema Robocubo, all together, tutto insieme, un semplice click e in 3 minuti avremo la nostra ganache temperata, temperatura giusta di estrusione, per essere utilizzata all'interno di praline o a taglio. La ganache che realizziamo ora è una ganache alla nocciola, realizzata con del cioccolato bianco, della pasta di nocciole, realizzata sempre col sistema Robocubo, aggiungiamo del destrosio, della panna fresca ed infine del burro di cacao. Porteremo questa massa a 45 gradi, la raffredderemo intorno a 30 gradi, tutto con l'aiuto del freddo in vasca e del sottovuoto, per poi essere utilizzata all'interno di stampi o quadri per ganache. Realizzata la nostra ganache, farcite le nostre sfere, le mettiamo in frigorifero tra 12 e 16 gradi per un tempo di almeno da 12 a 24 ore.